Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo finalmente è un sogno. A Caccia Village. Iniziamo a vedere padiglioni, forza! La prima cosa che viene in mente quando uno entra al Caccia Village è che la caccia non può finire mai. Allora, questi vengono 55. Veramente tantissime presenze. Del mio. Veramente tantissime persone, veramente tantissimi stand. Una cosa indescrivibile, mai vista una cosa del genere prima. Per chi ancora non lo sapesse, il Caccia Village è il Salone Nazionale della Caccia e del Tiro. È una fiera che si svolge annualmente a Bastia Umbra. Anche alla Franca abbiamo l'esposizione della carabina. Solitamente nel mese di maggio. È una fiera grandissima, ci sono 5 padiglioni, più di 30.000 metri quadrati di espositivi, più di 350 aziende, più di 900 brand e ogni anno si contano circa 30.000-35.000 presenze. Passando per gli stand, mi imbatto per la SP Calls. Ciao, scusa, io volevo provare quella della cornacchia. Chiedo solo un istante perché sto seguendo il signore. Okay. Sono meno brava di Stefano. Un'azienda che produce richiami e di tutte le specie selvatiche cacciabili. Ho imparato stamattina, te lo dico. Grazie comunque. Ripasseremo domani, siamo qua. Sì, certo. Grazie. Una volta visto come funzionava il richiamo della cornacchia, esco fuori perché ricevo una chiamata da un amico e devo andare di corsa a salutarlo. Ragazzi, guardate che ci becco a Caccia Village. Carissimo, poi chi lo doveva dire che finalmente ci siamo ritrovati, incontrati con l'amico Nino. Finalmente, il grande Antonio, il grande Antonio Barbagallo. Ciao, Francesco, amico mio. Ciao, Nino, piacere. Vito Angileri. Allora penso che l'hai visto qualche volta, qualche video di beccaccia sua l'hai visto. Mi ha fatto piacere averla conosciuta. Anche io l'ho visto sto beccaccia. E l'ho fatta vedere apposta perché mi ricordo che l'avevo presa. Buona giornata a tutti e due. Grazie a te, buona giornata. Ciao, piacere, ciao. Antonio, io ci becchiamo in giro. Ciao, va bene. Mi ha fatto piacere. Buona fede, buona... Buona continuazione, ragazzi. Buon seguimento, grazie. Ci andiamo. Continuo il mio giro tra gli stand e nel frattempo mi imbatto sempre in qualche amico che viene a salutarmi. Ragazzi, io non vi conosco. No, siamo calabresi e siamo due grandi fan. E allora ci facciamo un video. Altri due amici calabresi. Ciao, come si dice, a posto? Tutto a posto. Mi sta piacendo? Bellissimo. Oni, ce la facciamo un po'. Come no? Tu sei su Facebook, su Instagram? Dappertutto sono, ragazzi, è da nessuna parte. Faccio tutti. Ce lo prendiamo un caffè? Sì, non ci sono problemi. Vieni con noi, Andiamo. Non ci sono problemi. È arrivato il momento di andare a mangiare qualcosa. Salsiccia, pollo allo spiedo. Ah, io ce l'ho. Anche questo a Caccia Village. Caccia Village. Caccia Village. Stingo di maiale, stingo di maiale. Dai ragazzi, a pezzolone! Si mangia, si mangia. Sono le 13 e l'area food si è proprio riempita. Ci sono tantissime persone, tantissimi amici. E questo non può fare altro che farmi piacere. È arrivato il momento di andare ai campi di tiro. Andiamo a vedere gli spettacoli di Danilo Testa e Davide De Carolis. Adesso vediamo se ci fanno sparare anche a noi. Testeremo qualche fucile. Ci vediamo sul posto. Non lo so, semiautomatici. Andiamo a provare. Beretta calibro 12.
al rientro al Caccia Village. La domanda con 15 non c'è, la domanda con 12 non c'è. Vabbè. Finalmente arriva il mio turno e decido di provare qualche pettega con gli ultimi modelli della beretta. Stavolta ho deciso di provare un semiautomatico calibro 12 ultraleggero. Vado! Destra! Eccolo! Mando un altro! Sinistra, più alto, uno da destra, ora si fa destra, sinistra, destra. Oh, ma cazzo, quinto botto, sparavo, poi finito. Pronto? Sì. Complimenti. Grazie. Bello, bel cucito. Chiaro, sbagliati. Torniamo a vedere Arenero Testa. Io nel frattempo mi sono fatto una serie con un Beretta calibro 12 ultraleggero. Ho fatto 10, 11, non so preciso sul 12, un bel fucile. Ci vediamo dopo e ci godiamo un po' di spettacolo di Renero. L'urlo libero per il performer più forte al mondo, RT18! Lavati e puliti, adesso ci andiamo a mangiare qualcosa e poi subito a nanna, che domani mattina ci aspetta di nuovo il Caccia Village. Sei sempre pronto per andare a caccia. E io spero che l'ultimo giorno della mia vita sarò sempre vestito di caccia. Te lo auguro, te lo auguro. Francesco, io è un sogno. Ce la mi dare, io sto come vivendo. Come Caccia Village, com'è stato? È un sogno, sto vivendo un sogno. E tu che ne pensi? Bellissimo. Esperienza unica. Andiamo a mangiare a fame, fame. Secondo giorno Caccia Village, vediamo oggi cosa riusciamo a farvi vedere. Permesso, scusate. Federica? Nino Monteleone. Come stai? Posso? Grazie. Guido Angileri. È un po' piacere quando mi canzoni. Sono cacciata da bambino, quindi vedi un bel cuore. Per me la mia vita. Ragazzi, grandiosa, grandiosa. Intensivo, quello. Perché in realtà deve essere così. Ecco, è la cosa più naturale del mondo, anche se ce la fanno passare questo, per la questo video lo portiamo a Marsala. Sì, sì.
Ok, grazie della sua complimenti disponibilità. Complimenti per tutto. Grazie Federica. Ci pensi tu? Sì, ci penso io, dai. Ok. Bella vista, ragazzi. Filippo, bella vista. E qui facciamo una breve pausa e ne approfittiamo per assaggiare un bel bicchiere di acqua vite direttamente dalla Sardegna. Gaetano, ti sei detto vado? Filippo, bella vista, Gaetano la Rosa. Piacere, piacere. Michele Giovanni. Giovanni, Paladino. La salute. Il Caccia Village è anche arte. Qui sono venuto a trovare un amico presso lo stand di Talcaccia, Filippo Bellavista, in arte sileno. Un bicchiere di acquavite dall'illustrissimo Bellavista, Filippo. Quello che riesce a fare Filippo con il suo pirografo è qualcosa di impressionante. Beccaccia, mufloni, cervi, tutti incisi su tavole di legno scelte accuratamente da lui e poi piano piano vanno prendendo forma. Qui andiamo sull'esagerazione. 7 di 4 fucili, soltanto 500.000 euro, però sono veramente uno spettacolo, ragazzi. Incisione a mano, davvero una bella serie di fucili. Al modico prezzo di 28.950 euro, serie per i più facoltosi. Il nostro giro continua, passiamo per lo stand della Benelli, diamo una bella occhiata. Benelli Sport. Provo qualche fucile. Ho avuto il piacere di imbracciare il Benelli Beccaccia, un fucile ultra leggero in calibro 12. È bellissimo, è molto leggero. Altra versione della Lupo. Ma gli stand sono davvero tanti. C'è lo stand della Beretta, della Winchester, della Browning. 90 serie S. Guardate per le carabine la S20 della Saco. La Ticca. Cartucce. E poi ci sono tantissimi altri stand che propongono abbigliamento e tutto quello che concerne l'attività venatoria. Stamattina ho avuto il piacere di incontrare Federica Voltattorni, a Filippo Bellavista, mi rimane Daniele Cinelli che non sono riuscito ancora a beccare. Adesso andiamo a mangiare un bel panino, inizia a fare caldo, ci vediamo dopo. Una delle cose che mi ha fatto emozionare di più a Caccia Village è stata quella di un bambino, Jacopo, di 7 anni, che è venuto a salutarmi proprio perché guardava i miei video. Queste sono cose che veramente mi rincuorano, soprattutto il fatto che già un bambino a 7 anni abbia così tanta passione dentro. Ma di calcio non vogliamo sapere. Non vuoi sapere niente. Lui è la normalità in assoluto. Mi credi? Ci credo. Cioè, e lui già che è così. Signori, anche questo fa parte di Caccia Village. Poi c'è quella che sparo io. Anche fotografo. Sì, mangiamo. Ringrazio in modo particolare tutti gli amici che mi hanno fatto compagnia in questa avventura e anche tutti gli altri che sono venuti a salutarmi. Ragazzi, la mia esperienza a Caccia Village è quasi terminata, spero che il video vi sia piaciuto, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale perché arriveranno tantissimi video nuovi e interessanti. Ci vediamo alla prossima.